la registrazione di questa dimostrazione, per cui la lancio adesso, almeno abbiamo perso qualcosa, ma insomma. Vedete, io quindi ho ricreato il punto 1062 esattamente sopra quello preesistente. Bene, adesso invece diciamo il 1063, cosa faccio? Torno qui, vedete, sulla linea che mi ha creato prima, e vado a fissarlo nel punto medio di questa linea. Vedete che lui lì mi ha messo 1063. Bene, chiudiamo qui, chiudiamo sempre anche il CAD, torniamo sul programma GeoCAD, attiviamo sempre il comando importa punti CAD e qui vedete che lui mi ha importato le due baseline, che se notate, vedete, quella nuova del punto 1062 creato dal CAD corrisponde esattamente a quella del punto preesistente, quindi questo per capire che poi i calcoli vengono perfettamente esatti e millimetro, e quindi adesso io mi sono ricreato quel punto. Il punto 1063 invece è quel punto medio di cui lui ha creato la baseline. Anche qui vedete sempre la sigla IC che mi fa capire che li ho importati da CAD, ma ovviamente adesso se io vado a rifare il disegno CAD, troveremo che questi punti sono stati correttamente inseriti nel rilievo con le baseline e quindi me li trovo sul CAD. Ovviamente se andiamo sul punto 1102, qui di punti ne troviamo ben due, perché uno era quello preesistente, il 1162, e quell'altro è il punto 1102. E vedete che sono due punti, se anche io vado a ingrandire a dismisura la crocettina, vedete che non vedo mai le due crocettine perché i due punti sono perfettamente combacianti. Andiamo a vedere invece il punto medio, qui torniamo a creare la linea che congiunge i due estremi, qui il punto 1062 col punto 1001, e vediamo se effettivamente il punto 1063 creato corrisponde al punto medio. Come facciamo a capire se corrisponde esattamente? Qui potrebbe essere anche sbagliato rispetto al punto medio. Lo facciamo per esempio dicendo che io voglio creare una linea e vedete che io vado distante perché dico mi avvicino alla linea, in modo che lui assuma, vedete, col triangolino, vedete qui, appare il triangolino del punto medio, e vedete che io se traccio questa linea e poi vado a ingrandire, vedete che la linea del punto medio che io ho creato a partire dal punto medio coincide perfettamente con la crocettina del punto creato. Questa è un'altra possibilità per chi ovviamente lavora con rilievi GPS, quindi io tutto quello che faccio da CAD tramite questo comando, punti, inserimenti GPS, poi me lo ritrovo importato nel rilievo di partenza. Questo chiaramente è un grande vantaggio perché sappiamo tutti che poi quando si va in campagna si tende un po' a minimizzare il lavoro e tutte quelle operazioni che poi riguardano punti costruiti sulla base dei punti rilevati effettivamente è molto più comodo chiaramente farlo sul CAD. Penso che adesso vi sarete anche resi conto dei motivi per cui noi abbiamo scelto di lavorare sui CAD esistenti anziché fare un CAD nostro, perché poi i CAD che ho visto fatti ai concorrenti poi sono molto rudimentali, mancano degli snap, mancano dei layer, mancano dei blocchi, manca di un sacco di funzionalità che poi la gente è abituata a usare, per cui diciamo questo è un po' il motivo per cui abbiamo fatto la scelta di lavorare con i CAD AutoCAD o compatibili. Poi qui di funzionalità sempre di interazione con il CAD ce ne sono molte altre, ad esempio per fare una cosa un po' banale, io adesso qui apro un rilievo che è abbastanza significativo perché vedete, andiamo anche qua a fare il disegno CAD e questo è un disegno che ha punti molto ravvicinati come capita in molti casi che ho punti molto vicini tra loro, per cui vedete qui, poi se ingrandisco qui faccio un po' fatica a distinguere i punti. Vedete, qui c'è un comando che si chiama associa nomi punti, che cosa fa? Adesso ci mette un po', perché questo è un disegno che ha anche tanti punti, ma lo fa in automatico. Questo comando in pratica, vedete che adesso i vari punti qui ogni tanto hanno questo lieve sfarfallio, perché lui adesso sta associando, diciamo, a ciascun punto il nome corrispondente. E di fatto vedete che una volta terminata questa operazione succede che se io clicco il nome del punto, lui mi evidenzia anche il relativo punto. Per esempio,
se io andassi qui su questi tre punti che sono, vedete, molto vicini tra di loro, tra l'altro con i testi sovrapposti, vedete che se io clicco un testo, il 206, e poi lo sposto, anzi scusate, il 205, vedete, lui mi dice che il 205 è questa crocettina qui, e non quell'altra che è lì a pochi centimetri. Quell'altra, probabilmente, se adesso io vado a cliccare l'altro punto, questo 146, è esattamente questa. 147 invece è questo di qua. Queste sembrano banalità, ma sono cose che fanno risparmiare una marea di tempo, perché in questi casi altrimenti io farei fatica adesso a stabilire qual era il 205 piuttosto che il 146 con le crocettine lì una sopra l'altra. Ecco. Questo è un po' una grande comodità, e questo poi tra l'altro permette anche di fare operazioni di questo tipo. Io posso, per esempio, con un altro comando, sposta punti, posso dire, io voglio spostare il 205, siccome qui ho dubbi su quale sia il 205 a livello di simbolo, a livello di crocettina, io semplicemente clicco il testo e vedete che lui invece ha agganciato la crocettina corretta. Quindi vedete che io qui ho agganciato la crocettina corretta. A questo punto allora dico, andiamo a spostare in maniera adesso brutale il 205 qua in cima. La stessa operazione, guardate, posso farla anche con le stazioni. Io posso dire, prendimi anche la stazione 300, per dire, anche qui vedete, seleziono il testo e lui aggancia in realtà il punto, e di questa stazione 300 me la porti per esempio qua in cima. Tutte queste operazioni poi posso tranquillamente qua chiudere il disegno senza nemmeno salvare, perché adesso se io torno sul mio rilievo e vado sempre a richiamare il comando importa.cad, lui mi dice, attenzione, guarda che adesso io ti sovrascrivo tutte le occorrenze, cioè tutte le volte che trovo il punto 205 nel rilievo. Ti va bene? Sì. Poi mi dice anche, guarda che analogamente ti sovrascriverò anche tutte le occorrenze del punto 300, sì. E difatti, se adesso noi andiamo a vedere qui questi punti, andiamo sul 205, se lo becchiamo, probabilmente che qui lui mi ha messo il C importato da CAD. Stessa cosa ha fatto sul punto 300 e stessa cosa ha fatto anche su tutti i punti battuti dalla stazione 300, perché ovviamente avendo spostato la stazione 300 anche tutti i punti che quella stazione batteva devono essere spostati, devono essere ricalcolati con le nuove letture angolo e distanza. Ecco. Naturalmente adesso se noi facciamo il disegno CAD, adesso senza star lì a ripetermi, Roberto Pregeo, se lo faccio adesso riflette questa nuova situazione, adesso non sto qui neanche a farlo vedere, ma è più interessante vedere che se faccio il disegno CAD un'altra volta, il disegno CAD adesso riflette questa nuova situazione con questi spostamenti. Voi vedete che il 205 è qua, la stazione 300 è stata portata qua su, ma tutti i collegamenti con le altre stazioni, eccetera, sono tutti stati mantenuti, no? Nella loro posizione, quindi questa è un'altra opportunità ancora che il programma dà. Poi ce ne sono moltissime altre, adesso io riesco a far vedere solamente le principali, ma neanche, perché ce ne sono molti interessanti che porterebbero via molte ore. Per esempio, un'altra cosa interessante è la fusione di due rilievi, cioè capita, no? Che io ho fatto un rilievo qualche anno fa, adesso mi torno in quella zona e sarebbe interessante agganciare quel rilievo lì, magari battendo gli stessi fiduciari o battendo semplicemente due punti in comune, perché allora poi, unendo i due rilievi, poi ho già i fiduciari battuti, ho già una serie di punti battuti, eccetera, eccetera. Il programma permette di fare questo in maniera molto efficace, perché guardate, io qui adesso cosa faccio? Qui l'avevo in realtà chiuso. Vado qui e apro due rilievi che appunto ho chiamato fusione 1 per capirci, no? E poi il secondo che ho chiamato fusione 2. Questi sono due rilievi completamente distinti, sviluppati in due momenti diversi, no? Che sono due rilievi completamente... No, qui in realtà ho aperto il disegno finale, il rilievo finale. Dovrò aprire in realtà questo fusione 2, ecco. Quindi vedete, fusione 1 e fusione 2, ripeto, sono due rilievi
sviluppati in epoche diverse, con stazioni diverse, con punti diversi, che non hanno nessuna aggancio tra di loro, tranne il fatto che invece, cosa ho fatto io? Quando ho fatto il secondo rilievo, sono riuscito a ribattere due punti del rilievo precedente. In particolare qui avevo che il punto 107 del primo rilievo corrisponde al punto 302 del secondo. Cioè, io quando ho fatto questo secondo rilievo, il mio punto 302 battuto alla stazione 300 in realtà è lo stesso punto che la volta prima avevo battuto, e si chiamava 107, dalla stazione 100. E stessa cosa, il punto 106 battuto al primo rilievo, poi l'ho ribattuto ed è diventato il 303 di questo secondo rilievo. Ecco, allora, se voi voleste unire questi due rilievi, no, in maniera, diciamo, un po' manuale, come si farebbe? Ecco, se, come credo, siete esperti di AutoCAD, per esempio, qui vuol dire basta fare il disegno CAD del primo rilievo, poi faccio il disegno CAD anche del secondo rilievo e vado ad agganciarli a livello grafico, no? Quindi questo è il disegno CAD del primo rilievo fusione 1. Torno qui, faccio la stessa operazione per il rilievo fusione 2 e ho qui sul CAD, vedete, ho i miei due disegni. Cosa faccio a questo punto? Ogni tanto apro per vedere se avete delle domande, perché se avete domande chiaramente potete porle qui nella sezione question, e quindi io poi magari ogni tanto la apro e vi rispondo. Quindi non fatevi scrupoli se avete domande su quello che sto facendo, su quello che ho già fatto, scrivetele. C'è un collega che mi sta seguendo e che può in pratica rispondervi già, altrimenti poi io riaprirò questo pannello e vi risponderò io. Non so se continuate a vedermi e a sentirmi correttamente, perché poi qui c'è sempre il problema che magari casca la connessione, io vado avanti a parlare e sto parlando praticamente con me stesso. Ecco, mi potete dire se continuate a vedermi e a sentirmi? Tutto ok? Tutto ok, tutto ok, molto bene, molto bene. Benissimo, allora ripeto, ma lì in quel pannello voi, se nel frattempo volete già inserire delle domande, poi alla fine io vi rispondo. Dicevo che adesso io qui ho i miei due rilievi, e se volessi unirli a livello CAD, cosa si farebbe in questi casi? Vado qui e faccio modifica. Adesso io sono sul secondo, vedete, fusione 2, faccio modifica, seleziono tutto, poi, tanto per andare poi a distinguere questo rilievo quando andremo sul rapporto con quell'altro, gli dico: guarda, disegnami tutto in blu, così poi lo distingo da quell'altro, e poi vado a fare, sempre col menu modifica, copia. Poi vedete, torno sul primo rilievo, fusione 1, vado qui e gli dico: fammi modifica, incolla. Naturalmente adesso l'incollamento lo faccio qui di lato, perché adesso noi abbiamo questo è il primo rilievo, questo è il secondo, adesso dobbiamo agganciarli. Per agganciarli sapete che sul CAD c'è un comando che si chiama allinea e che mi permette di dire, di selezionare tutta una serie di entità. Quindi adesso io seleziono tutto il secondo rilievo e poi lui mi dice: dammi almeno due punti di collegamento. Noi abbiamo detto che i punti di collegamento sono il 302, vedete, di questo secondo rilievo, che era da agganciare al punto 107 del primo rilievo. Quindi faccio questo primo aggancio. Poi avevamo detto che lui mi chiede il secondo punto, torno qua, il secondo punto era il 303, che vado ad agganciare invece al 106 del primo rilievo. Lui in realtà chiederebbe anche un terzo punto, che io in realtà non ho, quindi bypasso la domanda. Mi chiede anche se vuole fare una scalatura. No, in questo caso non va fatta, perché quando ho due punti solo, diciamo, si parla di una rotolazione rigida, quindi senza scalatura. E vedete che adesso il programma mi ha effettivamente agganciato i due rilievi su quei due punti lì, e quindi mi ha creato questo disegno, questo rilievo finale.
Attenzione però, qui io ho semplicemente sovrapposto i due rilievi di AutoCAD, ma se torno sul programma i miei due rilievi sono ancora lì belli separati, quindi e invece a me interesserebbe di questi due crearne uno unico mettendoli insieme. Questo è proprio quello che fa il programma AutoCAD. Qui vedete, io mi posiziono sul primo rilievo e poi ho questa iconetta che si chiama fusione dei due rilievi, che mi apre questa mascherina, la quale mi dice di dare due stazioni ponte. Perché? Perché naturalmente adesso lui dovrà fondermi il primo rilievo col secondo, ma per crearne uno unico bisogna che in qualche maniera lui abbia una stazione del primo rilievo che batte una stazione del secondo, e quindi, perché altrimenti rimangono due rami staccati e non ha senso. Quindi io qui cosa faccio? Gli dico ad esempio che io voglio che il primo rilievo fusione, voglio diciamo agganciare la stazione 200 del primo rilievo con la stazione 300 del secondo. Poi lui, vedete, mi chiede di dare un nome al rilievo finale che voglio creare. Qui come nome gli do fusione 1-2 per far capire che questo rilievo finale è la fusione di quei due lì. E poi vedete che lui mi chiede anche una opzione finale qui in alternativa. Mi dice, vuoi rinumerare le stazioni, i punti del rilievo da agganciare a partire dal rilievo principale? Cosa vuol dire questa roba qui? Lui adesso cosa farà? Prenderà questo secondo rilievo e me lo accoda al primo, creando questo aggancio tra le due stazioni. Ma naturalmente qui vedete che le stazioni si chiamano uguali, quindi qui c'è la 100, la 200, qui c'è di nuovo 100, 200. In realtà sono stazioni completamente diverse, perché sono due rilievi diversi. E naturalmente se io metto insieme non è che posso avere due stazioni 100 in posizioni diverse. Quindi se io attivo questa opzione qui, lui cosa fa? Le stazioni del secondo andrà a rinominarle a partire dall'ultima di questo. Quindi se l'ultima di questo si chiamava 300, questa qui diventerà 400, 500 e così via. Altrimenti, se volessi, potrei attivare questa seconda opzione che dice anteponi un trattino di sottolineatura alla stazione dei punti del rilievo da agganciare. Cioè, se io volessi per comodità mantenere questi nomi qui, lui cosa farà? I nomi finali, questa qui anziché chiamarla 100, la chiama trattino 100, trattino 200, così magari in prima istanza potrei avere comunque cognizione dei nomi che avevano su quel rilievo. Quindi questa è un'opzione che può essere usata per comodità. Adesso io invece lascio tale questa, premo OK, mi dice che lì ho bisogno di scheggiarlo, lo scriviamo tranquillamente. Qui vedete, lui mi dà questa tabellina in cui mi dice dimmi la corrispondenza dei punti. Cioè, io gli ho detto, quindi come avevo detto, che i punti del primo rilievo, il 107 corrisponde al 102 nel secondo e il 106 corrisponde al 303 nel secondo. Fatto questo posso lanciare la fusione. La fusione, vedete, avviene con questa maschera che adesso andiamo a ridurre naturalmente. Questa, per chi ha seguito ieri la dimostrazione del programma AutoCAD di confinazioni, è la classica tabella del calcolo della rotocalazione ai minimi quadrati. E in pratica cos'è che comprende questa tabella? Comprende i punti del primo rilievo, i punti del secondo, le coordinate del secondo, le coordinate del primo, e in pratica cosa si fa? Attivando il calcolo della rotolazione, adesso qui non mi addentro più nella variazione di scout, cose che abbiamo visto ieri, se io faccio il calcolo e lui mi dice di quanto ho dovuto ruotare il secondo rilievo per portarlo ad avere lo stesso orientamento del primo, ok, poi dopo, e quindi qui vedete, mi dà cos'è che ha fatto? Lui ha preso le coordinate del secondo rilievo e il secondo rilievo l'ha rototraslato e qui mi dà le coordinate rototraslate del secondo con lo stesso sistema di riferimento del primo. Naturalmente qui è interessante vedere anche gli scatti, qui ho un centimetro, anche qui un centimetro, anche qui, perché naturalmente essendo due rilievi diversi, naturalmente qualche piccola differenza tra i punti in comune si innesca. Difatti, se adesso io qui clicco nuovamente la fusione dei due rilievi, vedete che lui mi dà questa mascherina che mi dice la distanza tra i due punti in comune che trova nel primo rilievo, quindi 7,53 m,
e la distanza invece che trova nel secondo set medio è 49, con questa differenza di 3,8 cm, che comunque è intolleranza. Quindi questo poi dipende dalla bontà, dalla precisione in cui si sono svolti i due rilievi, ma comunque diciamo qui siamo in tolleranza. Alla fine vedete che lui mi ha partorito questo, intanto possiamo anche chiudere, mi ha partorito questo, questo rilievo finale che, come vi accennavo già, contiene il primo rilievo e poi contiene, vedete qui, a partire dalla stazione 400, questo rilievo qui aveva solo due stazioni, anzi aveva tre, a partire dalla stazione 400 qui, diciamo, trovo il secondo rilievo, no? Anzi, mi sembra che questo ne avesse solo due, vediamo, se ne aveva solo due, quindi le prime due sono quelle originarie, dalla 300 in poi sono queste tre il secondo rilievo. E quindi mi ha messo assieme i due rilievi, ma tenete presente che lui qui ha creato i collegamenti tra le due stazioni. Ponte, noi gli avevamo detto, prenditi la 200 del primo, me la colleghi con quell'altra, e quell'altra nel frattempo è diventata 500, quindi questa è la battuta che lui ha generato tra le due stazioni ponte, e naturalmente poi vedete che qui sulla stazione 500 finale ha generato la ribattuta indietro sulla 200. Tutto questo naturalmente adesso noi lo andiamo a vedere sul disegno CAD, perché se creiamo il disegno CAD di questa fusione, vedete, questo è il rilievo finale. Se andiamo qui, vediamo che, vabbè, qui ci sono i due, vedete, punti, se riusciamo a spostare il testo, sono i due punti, naturalmente il secondo è stato rinumerato, qui vedete che non coincide perfettamente, perché c'è quella differenza di quel centimetro che avevamo visto che si era evidenziato nel calcolo, questo è il secondo punto in comune che nel frattempo è diventato 502, è stato rinumerato, e questa è la piccola differenza. Però vedete che qui c'è l'aggancio tra la stazione 200 del primo rilievo con la stazione finale che è diventata 500 nel secondo. Vogliamo capire se effettivamente abbiamo lavorato correttamente, cosa facciamo? Facciamo come prima, prendiamo qui, selezioniamo tutto e facciamo diventare tutto, in questo caso potremmo far diventare tutto niente, non facciamo niente, perché tanto lo distinguiamo lo stesso, poi facciamo copia con punto base, perché adesso io dico, siccome lo voglio portarlo di là, il punto base voglio che sia, anzi lo rifacciamo, modifica, seleziona tutto, copia con punto base, voglio che sia il 300, vedete, quindi adesso io ho selezionato tutto il rilievo generato da GeoCard, torno su quello che avevamo, vedete, fuso a mano prima sul CAD, vado qui, dico modifica, incolla, lui mi chiede il punto di inserimento che avevamo detto che è la 300, che nel frattempo qui è diventata 1000, vedete, vado qua e vedete che l'aggancio è perfettamente identico a quello che avevamo fatto a mano, con la differenza che però qui abbiamo il collegamento delle due stazioni e abbiamo di fatto su GeoCard un rilievo unico. Ecco, questo è un'altra opportunità che si può avere. Ce ne sono molte altre, adesso io magari prima di procedere volevo anche farvi notare che se voi andate sul nostro sito, andate qui sul nostro sito tecnobit.info, troverete un sacco di altre funzionalità, perché ripeto diventa molto molto lungo, se no potete farlo vedere. Se andate qui sul menu topografia e catasto, andate per esempio qui su catasto, qui c'è sempre poi questo link che guarda i filmati, che i filmati poi sono su YouTube, vedete, quindi qui a parte i vari filmati iniziali, vedete le funzionalità CAD, ho visto prima ce ne sono ben tre filmati, poi la fusione, c'è anche la sovrapposizione di due rilievi che è un po' diversa dalla fusione e che serve anche molto per le ricombinazioni, poi sono gli allineamenti per intersezione, punti GPS da CAD, visto l'import di punti dai file RV5 della Carso, la creazione di una stazione virtuale per i rilievi GPS, l'export strumento, il libretto prelievo, eccetera. Quindi, ripeto, oggi non riesco a far vedere un po' tutte queste cose qua, ma se andate lì, vedete questi filmati, ripeto, li abbiamo messi su YouTube in maniera tale che non dovete scaricare niente, lanciate filmato parte e lo ascoltate, durano pochi minuti, 7-8 minuti, per cui
diciamo, la cosa è abbastanza interessante. Se vogliamo rimanere in ambito catastale, potremmo anche parlare invece di un altro software che si chiama GeoPre, forse non l'avevamo tanto pubblicizzato nella scheda di questa dimostrazione, ma è interessante, perché questo qui è un programma che permette di sviluppare la proposta di aggiornamento direttamente da CAD. Quindi, per dire, se noi dobbiamo fare la proposta di aggiornamento di un rilievo, vedete qui abbiamo un menu che si chiama GeoPre, poi c'è anche ovviamente la sua toolbar, me la porto qui fuori perché è molto comoda, perché adesso vedremo che con questa toolbar io basta che seguo in sequenza le icone e sviluppo il lavoro. Vedete qui la prima icona naturalmente è quella di andare ad aprire il strato di mappa. Qui vedete lui mi chiede di andare ad aprire un PNG, ma guardate, se andiamo a vedere la cartella in cui aprendo quel strato di mappa, che è dentro qui esempi Tecnobit GeoPre, qui sono due cartelle esempi, sono i casi codificati, quindi i 32 casi di pregeo, ma ci sono invece questi casi non codificati. Adesso io seguirò proprio un caso molto complesso e chiaramente pregeo non automatizza perché non fa parte delle 33-34 tipologie. Vedete adesso qui in questa cartella ho sì il PNG, ma ho anche il corrispondente file MP, che se andiamo ad aprirlo è quel famoso file che dà il catasto, no? Con le coordinate dei punti, con i dati e le parcelle, eccetera. In realtà, vedete qui, il programma GeoPre mi chiede di aprire il PNG, ma in realtà lui va ad aprire anche l'MP associato, per cui qui vedo il PNG, ma poi in realtà vedete che vedo anche l'estratto di mappa. Anzi, siccome normalmente si lavora più su quello e la mappa è uno sfondo, posso andare qui sui layer e dire al CAD di mettere in off la mappa, perché adesso io lavorerò soltanto sull'estratto di mappa. Poi qui le operazioni sono in sequenza queste. Qui carico il liberato di pregeo. Avete visto prima che con il modulo GeoCatasto io il liberato di pregeo l'ho creato direttamente da GeoCat, quindi qui non è un problema, quindi io lo faccio con GeoCat, oppure se invece voi comprate solo questo modulo, chiaramente il libretto pregeo ve lo siete già fatti per conto vostro. Quindi qui vedete, vado ad aprire questo libretto di pregeo, questo file DAT, che se andiamo ad aprirlo col blocco note, vedete che questo è un file che in pratica contiene il rilievo effettivo, quindi contiene le righe 0 e 9, poi le righe relative al rilievo, questo mi pare un rilievo GPS, e poi termina semplicemente alla fine con le righe 8 sui punti fiduciali e con la relazione tecnica. Quindi questo è un liberato di pregeo normalissimo che contiene solo il puro rilievo. Noi andiamo ad aprirlo, gli diciamo anche che è di ordinaria entità, poi vedete, appena io premo il bottone OK, adesso voi vedrete che adesso è andato via molto veloce, ma cosa ha fatto il programma in questo frangente? Ha lanciato direttamente lui pregeo via software e gli ha fatto elaborare quel libretto. Questo perché? Non perché noi non fossimo in grado di elaborarcelo per conto nostro, ma perché chiaramente qui la proposta di aggiornamento deve basarsi per forza sulle coordinate di pregeo, quindi noi abbiamo lanciato pregeo via software. Quindi vedete che adesso noi qui abbiamo il rilievo con linee rosse sovrapposto all'estratto di mappa. Non so se avete qualche domanda. Beh, allora casomai finiamo questa parte qui, poi apro le domande. Vedete, qui abbiamo il rilievo, diciamo, sovrapposto, e naturalmente adesso dobbiamo fare varie operazioni, quelle previste anche a pregeo. Ad esempio c'è l'orientamento da fare, no? Quindi l'orientamento, vedete qua il programma apre questa mascherina sul CAD, e qui si comincia un po' già ad apprezzare il vantaggio di lavorare sul CAD. Vedete che adesso io dico, io ho bisogno, siccome qui i fabbricanti sono completamente sfalsati, io so che il 305 deve andare sul punto 8 dell'estratto di mappa, però anche qui per evitare errori, vedete che se io clicco il testo del 305, lui in realtà aggancia il punto come avete visto prima. Poi devo andare sull'8 e vedete che qui uso lo snap e quindi sono tranquillo che ho direttamente agganciato il punto sul 305 sul punto 8.
Naturalmente qui adesso mi basta questi due punti, quindi qui non ho scarti, eccetera, ma naturalmente se io potrei andare avanti e fare agganciare altri punti di orientamento, lui mi darebbe gli scarti, mi permette poi di eliminare qualche punto se vedo che ha scarto elevato, non è il caso di questo rilievo, quindi qui io sono già a posto col mio orientamento. Chiaramente l'orientamento non mi ha adattato esattamente perché ci sono ulteriori differenze, e allora qui c'è il classico comando, c'è anche in Pregeo, adatta automatico, per cui dico distanza minima, vuol dire che se lui trova che un punto è meno di 10 cm del punto d'estratto, va direttamente sul punto d'estratto, oppure altrimenti prolunga la corsa, eccetera. Ecco, prolunga la corsa fino a distanza massima di 2 metri, questo è un po' come quello che fa anche Pregeo, infatti io premo ok, e allora vedete che qui per esempio l'adattamento è stato fatto. Non è stato fatto per tutti i punti perché vedete che qui ad esempio il punto 207 non è stato agganciato perché è molto più distante di 2 metri rispetto a quella linea, però qui si comincia a diventare interessante poter usare il CAD, perché vedete che io qui posso dire, uso il comando estendi, dico al CAD guarda estendimi questa linea rossa fino in fondo qua, vedete, quindi ho creato l'estensione, e quindi poi qui rifacendo la data automatico il 207 viene portato lì in fondo. Adesso io sto facendo un esempio banale, ma qui chiaramente essendo sul CAD io qui posso tranquillamente crearmi punti a una certa distanza, a una certa misura da altri punti, crearmi punti per intersezione, ecco, e poi sfruttare quei punti. Quindi posso creare i punti al volo, cose che naturalmente sulla grafica di Pregeo non puoi assolutamente fare, quindi lì i punti o ce li hai o se no devi agganciarti un po' a casaccio, eccetera. Ecco, quindi questo è un po' quello che volevo dire. Adesso abbiamo terminato, diciamo, il nostro adattamento, attiviamo il comando frazione, qui lui mi dà anche dei messaggi che Pregeo non dà, mi dice attenzione alla differenza tra la superficie censuale e quella calcolata dalla pressione 210 supera la tolleranza 5%, vuoi proseguire ugualmente. Questi sono tutti messaggi che possono essere interessanti poi per non avere problemi in fase di compilazione del manuale censuale, qua io dico prosegui tranquillamente. E vedete che adesso lui mi ha frazionato la sovrapposizione del mio rilievo con l'estratto in mappa. Vedete che lui, qui chiaramente adottiamo la stessa nomenclatura di Pregeo, vedete, se vado sopra a questo 210,3 vedete lui mi evidenzia che è quella particella, se vado sopra questa evidenzia che è quella, eccetera. Adesso lui mi ha frazionato il tutto. Attenzione, qui diventa interessante anche questo rispetto a Pregeo, che se adesso io voglio sospendere questo lavoro qui perché devo fare un'altra cosa, devo andarmene via e voglio riprenderlo il giorno dopo, qui non c'è problema, adesso non lo faccio per verità, ma qui basta salvare il DVG, salvo il DVG, lo riapro il giorno dopo e vado avanti, ecco, a differenza di Pregeo che invece bisogna un po' ripartire sempre da zero, ecco, questo è importante. Andiamo avanti, qui naturalmente dobbiamo andare a operare, a sistemare un po' questo lavoro molto complesso, vedete i fabbricati sono molto spostati rispetto al stato di mappa, quindi io qui cosa faccio? Vado a sistemare, innanzitutto diciamo vado a togliere il fabbricato qui che non c'era, qui tra l'altro quando dico toglimi basta cliccare un punto interno, dice vuoi anche modificare la qualità 279 in 271 area di fabbricato demolito? Adesso io gli dico di sì, in realtà non sarebbe così, perché questo non è un fabbricato demolito, ma è semplicemente sbagliata la posizione. Ma insomma, quindi voglio dire, vedete che lui fa questi controlli, quindi tolgo il fabbricato qui e vado invece a metterlo qui, e questo è il fabbricato effettivo. Stessa operazione, vado sul fabbricato qua sopra, vedete, questa fetta qui ad L non era il fabbricato, mentre lo era, vedete, questa corticina qui, e non lo era invece quest'altra corticina, e lo è invece questa fettina triangolare qui, vedete. Quindi adesso io ho sistemato il fabbricato, il fabbricato è questo in realtà. Adesso cominciamo a fare gli accorpamenti, quindi vedete qui ho il comando accorpa, allora per prima cosa dico adesso vado a sistemarmi i due fabbricati, quindi dico a questo fabbricato qui principale devo accorpare, vedete, questa fettina, questa corticina esterna, vedete che si illumina, quindi vado ad accorpare, ho accorpato questo con questo. Stessa operazione, ripeti, accorpa, adesso prendo questo fabbricato qui e gli aggiungo anche questo pezzettino qua
e poi di nuovo vado a prendere questo fabbricato qui e gli aggiungo quella fettina, vedete, basta andare sopra il testo e lui mi aggancia, quindi ho esattamente accorpato anche quella fettina. Adesso ripeto l'operazione tra questo e questa, vedete, questo L, questa corte ad L qui, e quindi ho terminato l'accorpamento. Quindi adesso prima ho fabbricato, l'ho sistemato, rimane la particella grande esterna, andiamo a fare la stessa operazione qua, qua dico accorpa, allora intanto vado ad accorpare le due porzioni di fabbricato e poi accorpo questo con, la, con questa corte che si è venuta a formare. Ecco, questa qui invece, vedete, è una particella che rimane esterna, e sono rimasto con, vedete, la particella grande esterna e i due fabbricati, e vado naturalmente a conglobare alla particella esterna questo primo fabbricato e poi sempre alla particella esterna, che vedete adesso già ingloba il primo fabbricato, vado ad accorpare anche il secondo fabbricato. Ed ho terminato, questa è la fine del mio lavoro. Naturalmente qui adesso vado ad attribuire i nomi, i codici area, quindi qui a questa esterna principale do come codice AA, e ripeto l'operazione su questa qui e do codice AB, e poi rimane questa terza qui a cui do codice AC, o quello che voglio in sostanza. Ho terminato, e scrivete, c'è questo comando, conferma proposta di aggiornamento. Vedete, questo comando cosa fa? Va a crearmi un nuovo file DAT, che io qui, vedete, chiamo con lo stesso nome trattino PDA per capire che contiene la proposta di aggiornamento, sovrascrivo quello di prima, e adesso andiamolo a vedere questo, torniamo su quella cartella, vedete che se metto in ordine di data, questo qui è quello che abbiamo appena creato adesso, che siamo alle 16:14, e se andiamo a vederlo, vedete che questo qui, oltre che a contenere il libretto iniziale, che terminava con la relazione tecnica, adesso include il modello censuario sviluppato in automatico, l'estratto di mappa originario, quello importato da MP, e poi da questa riga in avanti l'estratto di mappa aggiornato, cioè la proposta di aggiornamento. Naturalmente questo libretto posso adesso, sempre da qui, dire al programma vai a trasferirlo a Pregeo. Quando lui mi dice che il libretto è stato esportato con successo su Pregeo, andiamo a vedere anche, scusate, qual era il protocollo, vedete, era il 1304-2012. Adesso cosa succede? Che se io lancio Pregeo in questo momento qui e vado a selezionare questo libretto, tra gli inseriti, vedete, 1304, lo apro, vado ad elaborarlo, e qui noterete che io mi trovo già con la mia proposta di aggiornamento bella che sviluppata, andiamo un po' a ingrandirla, vedete, questa è la mia proposta di aggiornamento già sviluppata, e naturalmente poi questa operazione, se io adesso qui esco, da qui esco anche dalla elaborazione, torno sul Pregeo e vado a vedermi il modello censuario, vedo che anche il modello censuario è esattamente già stato creato dall'elaborazione di Pregeo. Quindi questo è un po' questo modulo che, ripeto, è molto comodo perché permette di sviluppare la proposta di aggiornamento direttamente dal CAD. Bene, io direi che adesso manca poco al tempo che ci eravamo dati, per cui intanto apro le domande, per vedere se avete domande su questa, su queste parti che abbiamo visto. Quindi tutto bene, ho visto che i file volte aperti hanno sezione di Vim, ma se io ho dei file CSV posso importarli, oppure in che modo posso trasformarli in DV? Sì, ecco, qui il programma naturalmente GeoCat prevede tutta una serie di import, nel senso che voi potete avere dei file che normalmente, appunto, lui importa dei file, vari tipi di file, vedete, cioè con valori separati da virgola e quindi con le coordinate, perché non so, andiamo a aprire uno di questi, vedete, questi qui sono i famosi file CSV che dice lei, quindi c'è il nome del punto e le coordinate e un'eventuale nota finale, quindi, oppure ha
fai coordinate incolonnate, eccetera, eccetera, insomma, ne ha una bella lista per cui potete fare tutta una serie di import di file che avete generato con altri programmi, eccetera, eccetera. L'ultima versione di Java compatibile con l'ultima versione di Pageo, sì, prosegui pure, benissimo. L'errore relativo al comando funziona quando sarà risolto? Non ho presente di che errore si tratti, ma se ce l'avete segnalato sicuramente lo stiamo risolvendo. Poi chiaramente noi, ripeto, ci siamo imbarcati a risolvere anche non solo i casi codificati come fa Pageo, ma anche tutti quegli altri casi complessi, per cui le situazioni diventano infinite, quindi ogni tanto capita un caso che non è ben previsto, quindi dobbiamo un po' modificare il programma, ecco, ma questo fa parte un po' del casino, se posso dare questa parola, che ha creato Pageo in questa situazione qua. Vorrei appunto adesso far vedere un po' la parte di altimetria è molto semplice da vedere, perché guardate, io qui una volta che ho introdotto un rilievo si introduce sempre alla stessa maniera, vedete che io qui posso anche attribuire un caposaldo quote, cioè io posso dire guarda che il punto 501 ha una quota predefinita, questo era un caposaldo in montagna a 1000 metri, naturalmente io potrei anche mettere 0 sul punto che mi interessa avere come riferimento 0, non so, il punto di strada, eccetera, no? E ovviamente quando il programma altimetria mi fa il calcolo, vedete che mi fa sempre il calcolo riferito a quel caposaldo, quindi se andiamo sul punto 501, eccolo qua, vedete che questo ha quota 1000, tutti gli altri punti sono stati calcolati rispetto al 1000 di quota del punto 501. Poi qui chiaramente partono una serie di elaborazioni molto interessanti, per esempio qui posso sviluppare direttamente il piano quotato e a curve di livello, qui magari andiamo anche a chiudere saliamo questo qui così me lo tengo qua, lo chiamiamo proposta PDA 1304.dvg. Ecco, qui vedete, posso dire fammi il piano quotato a curve di livello direttamente sul CAD, quindi lui qui mi sviluppa il piano quotato e lo trasforma in piano a curve di livello e lo fa direttamente creando un DXF sul CAD, perché questo è il mio DXF, naturalmente poi qui io potrei andare ad agire sui layer e mettere in off le curve, eccetera, e vedere direttamente i triangoli generatori, no? Perché poi sapete che ho portato che è sviluppato a triangoli, potrei vedere, vedete, il nome dei punti, la quota dei punti, eccetera, no? Potrei anche modificare il piano quotato, che potrei per esempio togliere un punto, modificare i triangoli se mi interessasse, probabilmente non serve fare questo. Potrei anche per esempio vedere le discontinuità, perché adesso magari tiriamo via i triangoli e vedete che queste linee rosse che appaiono adesso sono le famose linee di discontinuità. Cosa vuol dire? Vuol dire che io potrei avere uno strapiombo e ho una scarpata molto ripida, per cui io voglio che non vengano creati i triangoli a cavallo dello strapiombo, perché sennò sfalserei il tutto. Quindi lui cosa fa? Se io definisco queste linee di discontinuità, lui mi va sempre a chiudere i triangoli su queste linee. Questo come si fa a farlo? Lo si fa direttamente da CAD, qui c'è un comando apposito per creare questi contorni, e quindi io vado a definire queste linee di discontinuità. Ma diciamo, andiamo sulle cose più interessanti. Torniamo a mettere in on le curve, è tutto, e qui naturalmente mi interessa adesso estrapolare un profilo, ad esempio, e quindi io posso qui estrapolare due tipi di profilo. Naturale vuol dire che io parto, adesso tiro via lo snap, mi creo un tracciato perché voglio vedere come, che profilo c'è secondo questo tracciato. Qui vedete, io adesso qui sono andato un po' a casaccio, ma potevo andare direttamente sopra a certi punti, chiudo qui e lui naturalmente mi elabora il profilo di quel tracciato. Naturalmente sapete sempre che in questi casi la scala lunghezze è sempre molto più piccola di quella delle altezze, qui è
rapporto 1.000-1.200, perché altrimenti non si capirebbe. E poi vedete, qui ho l'andamento e ho anche tutti i dati analitici, quindi distanze parziali, progressive, quote terreno, eccetera, eccetera. Qui io poi potrei lavorare, perché adesso io potrei... Questo, attenzione, non è un programma stradale, per cui non è che poi qui sviluppiamo automaticamente profili stradali, eccetera, ma io comunque potrei dire adesso vado qua e mi faccio io delle mie simulazioni, perché con il CAD, per quello noi lavoriamo con il CAD, adesso io dal CAD potrei dire mi creo delle mie livellette che vadano su questi punti, perché qui vedo che ho una certa compensazione, eccetera. Quindi qui poi lavoro direttamente da casa se vuole fare queste cose. Alla stessa maniera potrei invece creare un profilo longitudinale con anche le sezioni. Ad esempio qui si attiva nuovamente il comando profilo e sezioni, dico crearmi un profilo longitudinale e mi crei anche delle sezioni che abbiano un certo passo, non so, di 50 metri e che abbiano una certa larghezza di 10 metri a sinistra e a destra dell'asse che andrò a tracciare. Quindi qui vedete, vado qua, tiriamo via sempre gli snap e mi creo un tracciato che però vedete che qui lui è andato anche a crearmi, vedete, le sezioni ogni 50 metri. Anche in questo caso vedete lui cosa fa, mi crea dapprima il profilo. Vedete, il profilo lui lo fa ogni 50 metri in questo caso, tranne dove ho cambiato di direzione, e poi su quel profilo va a sviluppare anche le sezioni trasversali, naturalmente sempre con tutti i dati, no? Di quote, distanze, eccetera, eccetera. Vedete, questo è l'asse, 10 metri parte per parte, eccetera. Quindi anche qui ho le sezioni trasversali in automatico, il profilo longitudinale. Altre cose ancora interessanti poi sono ovviamente il calcolo volumi, ma non solo, perché naturalmente uno potrebbe dire ma vabbè, ma io non è che mi interessi fare una zona estesa, fare le curve di livello e poi andare a tracciarci sopra il tracciato. Io vado fuori e voglio già avere un tracciato sui punti che va, su una linea di punti che batto. In questo caso si fa così, vedete, io faccio il calcolo reale del mio rilievo. E poi vedete qui ho questo comando, un profilo per punti. Ecco, prima però andiamo ad aprire questa tabella, contorni dividenti, e qui questa tabella mi permette di fare una serie di contorni. Ripeto, li posso scrivere qui numericamente, ma lo posso fare direttamente da CAD questo lavoro, no? Quindi farlo graficamente, adesso invece lo faccio vedere qui. Ecco, creami un profilo per punti che segua il contorno P01. Vedete qui P01, chiudiamo un attimo questo. Spostiamo qui così questo ci rimane aperto, non so se ci vedete. Vedete, andiamo qui e gli diciamo di nuovo profilo per punti, profilo per punti. Vedete, io qua gli dico creami il mio profilo secondo il contorno P01, che vedete P01 è un contorno che va dal 2505 al 2636 e così via, poi andando a capo fino al 726. Dicendogli questo, ma ripeto, questa operazione non devo farla qui su questa tabella, posso farla direttamente da CAD graficamente, vedremo che lui mi crea il profilo sempre come di CEF, sempre sul CAD, direttamente su quei punti. E questo è un caso che capita di frequente, perché probabilmente se io devo fare, non so, una linea elettrica, devo fare una tondino, una fognatura, eccetera, non è che mi interessa battere una zona estesa e poi fare le curve di livello, batto direttamente i punti di quella linea, quindi questo è un'altra prestazione del programma. Poi ci sono i calcoli, quindi qui vedete che sempre una volta fatto il calcolo del rilievo, vedete qui posso poi fare il calcolo di uno spianamento e quindi posso dire, non so, io ho determinate quote, fisso una quota media del piano di spianamento, qui il programma tra l'altro propone già la quota media, anche qua potrei dire fammi questo calcolo o sull'intero rilievo oppure su un contorno appunto che mi ero definito prima con quella tabella, in questo caso siamo l'intero rilievo, e lui mi fa vedere esattamente, beh, mi dà intanto, suddivide tutto il mio rilievo nei triangoli, vedete lui mi dà tutti i triangoli generati con le coordinate dei tre vertici, e mi dice per ogni triangolo l'area
e il volume quando è di scavo e quando è di rilevato, e poi chiaramente mi dai i totali qui sotto, sia come superficie di scavo che come volume tra scavo e rilevato. Questo per calcolare gli sbarcamenti. Se invece devo calcolare uno sbarcamento, allora cosa succede? Che io faccio il mio rilievo iniziale, come questo, supponiamo, poi faccio il rilievo successivo allo sbarcamento, in questo caso è questo secondo rilievo, BACTAR 2, vedete, calcolo anche questo secondo rilievo, che ripeto, è quello successivo allo sbarcamento, quindi adesso lui ha i due rilievi, quello prima e quello dopo lo sbarcamento, e sulla base di questo, vedete, è in grado di andare a calcolarmi sempre sull'intero rilievo o su una o su un contorno definito, su un'area definita, mi calcola, vedete, su quel contorno, il volume di sbarcamento che si genera. Anche qui poi potrei vedere la sequenza dei triangoli, eccetera. Poi esistono anche altre cose interessanti, che sono le viste tridimensionali. Per esempio, se andiamo ad aprire un altro rilievo altimetrico, vedete anche qua, una volta fatto il calcolo, posso vedere determinate viste, posso vedere quelle classiche di AutoCAD, per esempio, questa è la griglia 3D, posso anche chiaramente vedere, portare la scala, il punto di osservazione da cui voglio ottenere la vista prospettica, e poi, sempre come di XF, sempre sul CAD, qui mi apre questa vista, che è una vista però fissa, vedete, con le alzate, eccetera. Quella invece più interessante ancora è quella che posso poi muovere io, nel senso che mi fa la griglia 3 di faccia, sempre su AutoCAD, sul CAD, e qui chiaramente qui mi fa quella griglia classica a maglie quadrate, che poi chiaramente sul CAD posso poi andare a muovere col comando pivista, e vedete che allora qui su ZWK avete ho la possibilità di andare a aggiustarla, di andare a muoverla in le varie direzioni, in modo tale da avere la vista che mi interessa maggiormente. C'è anche poi una vista di rendering ancora più interessante, che non viene fatta sul CAD, viene fatta su un visualizzatore interno al programma, quindi perché è questo visualizzatore 3D. Anche qua posso impostare la posizione della luce del sole, perché mi fa anche le ombreggiature, e in questo caso qui vedete lui mi crea un file che andiamo ad aprire direttamente da questo, vedete, questo il file creato adesso alle 16.30, e questo è il file che naturalmente posso poi andare anche a spostarmi, no? A ruotare, e questo vedete ha anche le ombreggiature. Ed è una cosa abbastanza carina, perché può dare l'impressione all'utente di qual è effettivamente la morfologia del terreno. Ecco, io direi che sono riuscito a rimanere nei tempi, ma ovviamente adesso lascio spazio alle vostre domande. Ripeto, non è possibile vedere tutte le funzionalità del programma, perché ci vorrebbero due giorni. Vediamo allora se avete posto le domande. Scelta delle salta delle parcelle nel frazionale. Ecco, se questo qui mi pare che è un problema che lei ci ha segnalato e che stiamo cercando di risolvere. Le percentuali che sono indicate sulla porta di aggiornamento cosa indicano? Beh, lì lui dà dei messaggi che poi sono dettati da Padreo. Penso quando le differenze, ad esempio, tra le superfici nominali e quelle reali superano una certa percentuale, allora lì sapete che bisogna, diciamo, stare un po' in allerta, perché non sarebbe consentito. Ecco, quindi lui dà tutta una serie di messaggi che in molti casi il Pagello invece non dà, e che sono poi in certi casi poi motivo di sospensione, eccetera. Ecco, quindi quelli sono messaggi che dà, ne dà veramente tanti, quindi anche lì poi se volete vedere la guida in linea del programma, qui vedete su GeoPre esistono tutta una serie di esempi, cioè sono tutti i casi codificati di Pregeo, quindi i vari casi, 34 casi, e poi ci sono questi casi complessi. Quindi abbiamo messo nel programma due esempi, questo che ho fatto vedere io, ed un altro che è ancora più complesso, cioè casi in cui le particelle sono tante, in cui
la difformità tra le particelle e l'estratto di mappa è notevole, e quindi qui il programma cerca di automatizzare, anzi di automatizzare tutti questi casi. Poi, come dicevo prima, adesso tornando a questo utente che, diciamo, lamentava un problema su un caso, e qui si possono presentare talmente tanti grovigli che man mano noi andiamo a prevedere. Ecco, purtroppo tenete presente che questa cosa non la fa nemmeno Plageo, quindi noi abbiamo voluto darci questa sfida di farla, ed è una sfida che cerchiamo di portare avanti. Questo programma mi calcola anche i punti di passaggio tra due picchetti. Non ho capito esattamente, cioè, se dice il punto di intersezione, non ho capito bene, ma se intende il punto di intersezione tra due linee, per dire, non so, intende quello, magari se vuole precisare meglio, tanto vado avanti. Nella versione 3D il programma mi dice che è impossibile aprire i dati. Quale può essere il problema? È un problema che dipende dal fatto che su Windows 7, diciamo, noi andiamo a scrivere i dati su un percorso che non sarebbe proprio consentito, però si è visto qui, lo risolve il problema, andiamo a rifarlo, lo risolve semplicemente così. Quando lei fa la vista 3D, poi lo risolveremo, lo stiamo anzi già risolvendo, ma è un problema spinoso perché riguarda un po' Windows 7, se lei fa questa operazione, vede che anche a me dà questo messaggio qui, lei preme tranquillamente ok, poi va qui, fa file apri, e lui si posiziona su questa cartella TecnoGeo, per esempio V3D. Se lei qui, anziché lasciare quell'asterisco punto V3D, mette asterisco punto asterisco, il file lo trova, vede, questo qui, stoner.v3D, e lo apre direttamente da qui. Ecco, cioè, è un po' da fare questa operazione manuale, ma diciamo, ecco, la stiamo risolvendo in maniera definitiva. Queste percentuali che si vedono sulla mappa cosa sono? Le percentuali che si vedono sulla mappa di GeoPre non sono percentuali, sono i punti dell'estratto di mappa. Lei saprà che Pregeo, no, cioè l'estratto di mappa che le danno, le MP, vedete, i punti che danno del stato di mappa sono indicati con 1%, 2% per distinguerli dai punti invece del rilievo o dai punti della proposta di aggiornamento in pratica. Per i punti di passaggio intendo quando la quota rossa è 0. No, questo non lo fa. Non lo fa, è una richiesta che abbiamo avuto già anche in passato, e penso che in una prossima versione lo faremo, perché vedo che è una proposta, è una richiesta abbastanza ricorrente. Non so se avete ulteriori domande, altrimenti potremmo anche, se avete del tempo, vedere qualcos'altro che non abbiamo visto. Non so se c'era qualcuno che c'era ieri, perché ieri poi invece ce l'ha messo di più e non si è riusciti a vedere, per esempio, la georeferenziazione trilaterale. Non so, ditemi voi, ecco, perché qui l'orario previsto era fino alle 16.30, per cui non voglio portarvi via più del tempo preventivato, però se qualcuno vuole possiamo vedere qualcos'altro. È possibile salvare il programma alla tabella delle eccedenze, se intende sempre la differenza tra scavo e rilevato, no, direi di no, anche se si può un po' fare da quella tabella in cui lui mette triangolo per triangolo le aree di scavo e rilevato, siccome quella la esporta anche in formato Excel, poi diventa abbastanza facile da Excel fare le due sommatorie e capire la differenza, se è questo che intendeva. Ditemi se avete qualche altro
Si può avere la trazione, sì, volentieri. Io magari se qualcuno invece non è interessato e vuole abbandonare, ne approfitto per far vedere l'offerta che noi riserviamo in questo mese. Poi dopo andiamo avanti invece a vedere la trilaterazione. Vedete, noi abbiamo questa offerta in essere, questa promozione valida fino al 31 del mese. Noi qui abbiamo in pratica visto oggi, visto ampiamente ZWK, questa è la versione che ho usato io, quindi quella vecchia per capirci, quindi pari un po', tanto per dare un paragone all'Autocar di 2-3 versioni fa, e costa di listino 400 euro. Se lo acquistate entro il 31 dicembre costa 330, poi vi ho fatto vedere anche, diciamo, quell'altro, quella nuova ZWK Plus, cioè che è quella che ha il menu come l'Autocar 2013 e ha anche le prestazioni pari all'Autocar 2013, questa costa un po' di più, 650, 550, è in due versioni, c'è cioè la versione standard, la versione pro è quella che permette di caricare gli applicativi, cioè quei menu che avete visto, cioè tipo GeoPre, tipo il menu di topografia che abbiamo usato prima. Menu che in realtà invece su quella di base, sono caricabili, quindi qui c'è un po' questa differenza. Poi questa versione pro contiene anche il VBA, che è il Visual Basic, cioè il linguaggio di programmazione per gli utenti esperti, e poi contiene anche un modellatore solido ACES che serve a modellare solidi, fare intersezioni di solidi, estrusioni di solidi, da non confondersi col fatto che il programma sia 3D. Il programma è sempre 3D. Questo modellatore che serve invece a chi fa, ad esempio, solidi meccanici o di altro tipo, quindi normalmente non serve molto per chi fa topografia. Poi ieri abbiamo visto appunto GeoM, il software per georeferenziare mappe, che ha questi costi di listino in offerta, insomma, vedremo la trilaterale per chi rimane collegato. Abbiamo visto poi anche le confinazioni ieri, che sono questi prezzi. GeoPay l'abbiamo visto oggi, i prezzi sono più o meno sempre quelli, vedete con lo sconto. Abbiamo visto il modulo catastro e il modulo altimetria. Poi, diciamo, ci sono anche due libri da volendo, da poter, uno averlo in omaggio e quell'altro averlo scontato. Quello di averlo scontato, ma riguardava più il discorso di ieri, cioè le riconfinazioni, ma lo vediamo tranquillamente anche oggi, ed è questo qui, è questo libro, si intitola La teoria e la pratica delle riconfinazioni, sono 430 pagine, l'abbiamo scritto io assieme a Carlo Cinelli e Leonardo Volani, che sono, come saprete sicuramente, due tra i massimi esperti di riconfinazioni in Italia. Io ho scritto la parte ovviamente riguardante i calcoli e gli algoritmi, loro hanno scritto le parti operative. Ecco, questo libro, anche qui vedete, lo diamo in offerta, costerebbe 68 euro e invece se uno lo acquista in promozione ce l'ha per 56. Poi c'è questo bel libro, Il geometra Aurelio Costa Topografo, è un libro che abbiamo presentato a un convegno specifico a Faenza, vediamo se ho qui la recensione, il libro vedete è questo qui, diciamo un po' più piccola, è stato presentato la settimana scorsa a Faenza in un convegno apposito, Aurelio Costa è morto nel 2000, un geometra di Faenza che ha, dire, dedicato tutta la sua vita a questi temi di topografia di catasto e qui diciamo, ecco, sono stati il figlio Giampaolo Costa e Nelio Cristancis, che è un geometra che ha lavorato con Aurelio Costa per gli ultimi 10 anni di vita e che ha ereditato lo studio. Loro due hanno scritto questo bel libro in memoria di Aurelio Costa, ma tenete presente che non è un libro solo commemorativo, c'è anche la parte commemorativa che descrive un po' la vita di Aurelio Costa e quello che ha dedicato a queste materie, ma poi ci sono anche una serie di capitoli che hanno scritto vari esperti, tra cui anche lo stesso Leonardo Volani, ciascuno dei quali ha sviluppato dei temi che erano cari a Aurelio Costa. Ecco, Aurelio Costa chiaramente è considerato uno dei maggiori maestri, l'altro è Pier Domenico Tani, che hanno dedicato, ripeto, la loro vita a questi temi, a queste materie, e su cui noi ci siamo basati. Ecco, poi anche il nostro programma, sia GeoCat sia GeoM, sono stati sviluppati appunto tenendo conto degli insegnamenti di questi due maestri.
Vediamo se avete espresso qualche altra domanda. Si può poter vedere qualcosa che abbiamo lasciato in sospeso ieri? Sì, adesso vediamo appunto la trilaterale. Non so se è stato spiegato, è possibile ricostruire un rilievo o la mappa a ritroso partendo dalle coordinate fornite a livello rilasciato dal catasto. Ricostruire un rilievo o la mappa a ritroso partendo dalle coordinate fornite a livello rilasciato dal catasto. Adesso non so se per livello si intenda un livello di Pageo o si intenda delle coordinate rilasciate dal catasto, dovrebbe precisare meglio, perché se intende un libretto di Pageo, sì, qua il programma solamente importa qualsiasi libretto Pageo, vedete, io vado qui, faccio file nuovo e poi vado qui, importa Pageo, posso importare o dal file app2mdb di Pageo oppure direttamente dai file DAT e quindi lui mi importa sempre sulle tabelle proprie, vedete, anche GPS, eccetera, poi da qui sviluppo il disegno, eccetera. Però non ho capito se era questa la domanda o se si riferiva a delle coordinate. Siete riusciti alla riedizione del libro del Tani che ci interesserebbe? No, non siamo riusciti. Stiamo cercando di avere i diritti per fare una copia, si chiama anastatica, cioè una copia che non abbia scopo di lucro, però bisogna contattare gli eredi. Una procedura molto complicata che richiede moltissimo tempo, non si è riusciti a farla. Continueremo a impegnarci, però, ripeto, non dipende purtroppo da noi. Beh, visto che adesso non vedo tante altre domande, allora andrei avanti a vedere quello un po' che non abbiamo visto ieri sulla GeoM, perché ieri ci siamo fermati a vedere la parametrica, se vi ricordate, poi abbiamo sviluppato la riconfinazione che era conseguente e non abbiamo visto invece la trilaterale. La trilaterale è un'altra georeferenziazione che, ripeto, noi avevamo sviluppato inizialmente per le mappe che sono prive di parametri, perché questa è una mappa di Varese. Varese è una di quelle province lombarde di confine che ha le mappe ancora quelle napoleoniche del 1810, che vedete, tutto sommato, non sono neanche messe male perché le linee si leggono, eccetera, no? Quindi sono abbastanza consultabili, però chiaramente qui non c'è nessun sistema di riferimento, lì non c'era ancora Cassini Soldi, non c'era ancora assolutamente niente, quindi la mappa è semplicemente un disegno, quindi io qui non ho coordinate di appoggio, no? E allora come faccio adesso io a georeferenziare questa mappa, ma soprattutto abbiamo detto a correggere la deformazione. Ecco, in questi casi evidentemente l'unica cosa che si può fare è quella di agganciare dei punti presenti sulla mappa a degli altrettanti punti corrispondenti e che sono riuscito a rilevare sul posto. Quindi qui vedete, vado qui sul trilaterale, qui ho il bottone punto di riferimento, vado qua, no? Mi posiziono su questo primo punto 202, questo spiro di fabbricato. Qui chiaramente il programma mi chiede le coordinate, ma noi qui coordinate non ne abbiamo perché abbiamo semplicemente quelle del nostro rilievo. Quindi qui vedete il programma ha il bottone da file che mi permette di andare a aprire un file. Noi lavoriamo su questi file .xyz che se andiamo a aprire col blocco note vedete hanno nome del punto, virgola x, virgola y, virgola quota, questa qua è la quota 0 perché non ci interessava l'altimetria. E chiaramente qui più o meno tutti i programmi di topografia esportano questo file, è sempre quel file famoso CSV con valori separati a virgola, chiaramente GeoCat lo esporta, e quindi aprendo questo file, vedete qua il programma, mette in questa tendina tutti i punti del mio rilievo. Quindi io sono sul 202, gli dico scelgo 202 e lui vedete va ad attribuire al punto di mappa le coordinate del mio rilievo del punto 202. Quindi faccio questa operazione poi la ripeto naturalmente da tutti gli altri punti, questo è il 1001, gli dico che il punto è il 1001 e avanti così, adesso non sto qui a ripeterlo per tutti i punti, perché poi apro il lavoro già fatto, poi chiaramente qui devo andare a prelevare i punti di mappa che mi interessano, quindi qui ho il bottone punti di dettaglio e qui clicco il punto che mi interessa, gli do un nome
che il contro che mi interessa, glielo do a me. Per questo è un'operazione che è del tutto simile a quella che abbiamo visto ieri con le altre georeferenziazioni. Adesso ripeto, non prolevo più, apro direttamente il lavoro con i punti già inseriti, vedete qui ho le crocette blu che sono i punti di inquadramento, cioè i fabbricati, e poi le crocette rosso scuro che sono i punti di confine che mi interessa prelevare dalla mappa. Qui ecco, come funziona qui il programma? Abbiamo detto che qui non abbiamo un nesso tra la mappa e le coordinate, ma abbiamo parametri, e quindi cosa si può fare? Si può semplicemente prendere i punti di riferimento e dividerli a triangoli. Questo è il motivo per cui l'abbiamo chiamata trilaterale. Cioè il programma cosa farà qui? Andrà ad unire i punti di riferimento formando dei triangoli. E allora come funziona qui? Anche qui lo vediamo sempre con quelle diapositive che abbiamo visto anche ieri. Andiamo qua e apriamo questa diapositiva perché qui capiamo un po' anche qua l'algoritmo. Qui vedrete che adesso io ho, vedete, isolato un triangolo, nel senso che lui ne forma parecchi triangoli, ma poi lavora triangolo per triangolo. E quindi qui noi abbiamo il problema che abbiamo il triangolo della mappa, che è composto da questi tre punti di mappa, che corrisponde, questa è la foto aerea, a questi tre punti effettivamente rilevati sul posto. E quindi qui dobbiamo fare in maniera che la mappa vada direttamente ad agganciarsi, ad adattarsi al triangolo rilevato. Perché questo? Perché poi a noi interessa questo punto interno, questo vertice qui, della mappa, perché vogliamo andare a ricostruirlo sul posto. Come funziona tutto questo? Andiamo a togliere anche le foto così ci si capisce meglio. Funziona in questa maniera qui, guardate. Allora, per quanto riguarda i vertici del triangolo mappa, la cosa è semplice, perché io prendo questi vertici e, vedete, li porto direttamente sui tre corrispondenti vertici del rilievo. Quindi lì è semplice. È un po' più complicato sapere come devo portare questo punto interno al triangolo della mappa, dove devo portarlo nel triangolo rilevato. Per far questo comunque non è molto difficile da capire, perché vedete cosa si fa. Vengono tracciate le congiungenti dai vertici al punto, in questo caso ho tracciato solamente quella dal vertice C al punto, quindi io parto dal vertice, lo connetto il punto e lo proietto sul lato opposto. Facendo questa operazione, vedete che io qui determino queste due distanze A e B della proiezione del punto sul lato opposto. Il problema che ho adesso è che io questa proiezione qui la devo ricostruire anche sul triangolo del rilievo, e questo, per far questo chiaramente si deve fare un calcolo che però è molto semplice da capire. Guardate, il calcolo è questo qui: si fa una semplice proporzione aritmetica, cioè io dico che la distanza A del triangolo mappa sta alla lunghezza L del lato del triangolo mappa, come la distanza A' incognita che devo calcolare sta alla lunghezza L' del lato del triangolo del rilievo. Stessa operazione la posso fare con la distanza B per controllo, e quindi io di fatto, mediante questo semplice calcolo, riproduco questa proiezione sul triangolo del rilievo. Questa proiezione naturalmente la vado adesso a congiungere al vertice C, e quindi vedete che io questa congiungente qui l'ho riprodotta nel triangolo del rilievo. Ripeto questa operazione anche per i vertici A e B, per cui anche lì riproduco le due congiungenti sul triangolo del rilievo, però qui notate che c'è una differenza, perché qui ovviamente le tre linee vanno a convergere sul punto, mentre sul triangolo del rilievo non convergono sullo stesso punto, ma formano un triangolino interno. Questo perché? Perché ovviamente tra mappa e realtà c'è di mezzo la deformazione, cioè la mappa, vi ho detto che è sempre, sempre, sempre da considerarsi poco o tanto deformata rispetto alla realtà. E quindi questo triangolino è, diciamo, dà la sensazione, cioè dà proprio la misura della deformazione. Infatti viene anche chiamato triangolo di deformazione, che può essere più piccolo o più grande. Infatti quanto più è piccolo vuol dire che tanto meno c'è deformazione, quanto più è grande vuol dire che la deformazione è maggiore.
Quindi noi cosa facciamo qui? Prendiamo questo punto alla mappa e andiamo a portarlo, vedete, sul baricentro di quel triangolino. Questo è, diciamo, l'algoritmo di calcolo, quindi di fatto noi siamo riusciti a riprodurre il punto in questa posizione qua. Adesso lo vediamo nel programma, vedete, noi qui andiamo sui punti di dettaglio, che sono queste crocettine rosse, se facciamo il calcolo, vedete che qui ottengo le coordinate che sono, non sono coordinate mappa, ma sono già coordinate riferite al mio rilievo. Quindi qui vado anche bene poi andare a tracciare i punti. Quindi diciamo, con la laterale si bypassa un passaggio, perché se vi ricordate, ieri con la parametrica, io dovevo prima fare la georeferenziazione, poi andare sul programma GeoCart per le confinazioni, fare la rotazione baricentrica e poi dopo da lì avere la sovrapposizione. Invece si salta quel passaggio perché, ripeto, con questa tecnica andiamo ad agganciare direttamente la mappa alla realtà. Poi ovviamente che qui possiamo vedere l'XF di questo lavoro, qui l'XF naturalmente ci mette un po' a costruirlo perché adesso lui andrà a ricostruire una nuova mappa raster sulla base dei triangoli che ha formato, diciamo, sui punti di inquadramento. Quindi una volta finito, vedete che lui qua me lo apre sempre sul CAD. E questo è il risultato. Chiaramente vedete qui non c'è più una forma regolare come c'era ieri sui quadrati, c'è una forma che segue il contorno esterno dei punti di riferimento e tra l'altro vedete che se andiamo a mettere in off il layer mappa, vedo anche i triangoli che il programma ha generato e sui quali è andato a creare la georeferenziazione. E naturalmente ripeto sempre che questa mappa che vedo adesso qui nel caso non è più quella originaria, questa qui, ma è una nuova mappa raster che il programma ha creato sulla base di quel criterio di calcolo. Questo è la trilaterale, poi volendo, adesso però vi lascio spazio per vedere se avete posto delle domande nel frattempo. Dunque, come si può ottenere il documento con una mappa interna completamente diversa da quella attuale? Beh, questa è una domanda che ci vorrebbe un paio d'ore qua per rispondere. Bisogna capire cosa intende dicendo che la mappa di impianto è completamente diversa da quella attuale. Quella attuale cosa intende? Se intende quella di misura o se intende quella vettoriale, diciamo che quelle che non vanno bene sono proprio queste ultime due, che la mappa di impianto è l'unica basata su un rilievo. Qui però il discorso sarebbe molto, molto ampio, per cui magari lo possiamo un po' lasciare in coda. I punti rilevati nel sistema di riferimento locale, sì, io qui adesso l'esempio che ho fatto era un rilievo che ho calcolato in locale, quindi con la stazione 100.0.0, solito discorso in pratica, e ottengo, come avete visto, i punti di mappa sempre riferiti a quel rilievo locale, quindi poi io mi riporto sulla stazione 100, mi riorientro una volta prima e picchietto i punti. Ma i punti battuti sui fabbricati vengono sempre da un rilievo sul posto, agganciato dove? Agganciato sui fabbricati. Quindi qui quando si usa questa tecnica qui, ma anche ieri con la parametrica, io cosa faccio? Vado fuori in campagna, vedo che determinati punti di mappa sono tuttora presenti sul posto. Ieri avevamo fatto anche vedere l'esempio della parametrica con i punti presi come riferimento. No? Io vedo che i punti di mappa corrispondono a questi punti reali, li rilevo questi punti e poi faccio l'aggancio. Ecco, ieri abbiamo visto come si faceva con la parametrica, lì ripeto è un po' più laborioso perché ci sono dei passaggi in più. Adesso invece vi ho fatto vedere come io i fabbricati rilevati li ho direttamente agganciati, anzi per dirla in maniera più corretta, i fabbricati presenti in mappa li ho direttamente agganciati a rilievo. Finalmente sarebbe utile diversificare i colori degli identificativi tra i punti dei cocicchi, dei punti inter, dei punti tra, ma c'è già questo, perché se lei per esempio apre
la parametrica che abbiamo visto ieri. Se lei va su parametrica, ci sono, allora, i punti, i crocicchi, vede, sono in blu, i punti di inquadramento sono in verde e i punti di tracciamento sono in rosso scuro. Probabilmente lei ha la versione precedente che non aveva questa versione qua. Poi questa l'abbiamo fatta, appunto, se l'avevamo chiesta in molti di distinguere i punti, l'abbiamo fatta su questa versione che è la 502. Con la vecchia versione 044 con la procedura indicata nelle istruzioni potevo inserire nella finestra a calco reale le coordinate del file lasciato all'ufficio catasto legato allo stato di mappa successivamente che era di invio stato. È ancora possibile? Adesso è possibile in maniera ancora migliore perché diciamo che il programma, se lei ha un file di, adesso ho capito cosa vuol dire, se lei ha un file di coordinate, vede, lo importa direttamente da qui, come dicevamo. Quindi se lei ha un file che le dà il catasto, ripeto, qui i formati sono molti, ma diciamo può essere, non so, un file incolonnato, vediamo questo qui, che tipo di file è, può essere un file di questo tipo, può essere, adesso normalmente sono file come quelli che ho visto prima, con i valori separati da virgola, ecco, cioè lei tira su questo, poi può fissare la stazione su uno dei punti o nel baricentro, eccetera, dico, oppure dico, fissami la stazione su uno dei punti, non so, rifacciamolo per dire questo lavoro qua. Io so di avere un file di punti. So, qui ho qui c'è il 100 addirittura, quindi facciamo così, dico, tirami sul punto e fissa la stazione nel punto 100, no? E lui mi tira su il file e di questo naturalmente ottengo tutto quello che voglio, ottengo il libretto di pregio. Beh, su qui probabilmente era già stato creato, ma insomma, oppure ottengo il disegno CAD di questo rilievo qua. Adesso qui dovrei andare a prendermi, che non ho caricato qua il file format, ma insomma, questo qui, adesso qui i punti sono molto, scritti molto in piccolo, questo qui è quel rilievo lì, diciamo, quindi ecco, posso fare un po' tutte queste operazioni qua. Adesso si fa un po' così perché diciamo che normalmente esistono vari formati di file di coordinate, il programma li importa tutti quanti e quindi una volta importati poi posso fare le elaborazioni. Se io ho un GPS, però ecco, tengo presente che la versione 404 è del 2004 e sono passati 9 anni ormai, quindi io le consiglierei di aggiornarsi. Se io ho un GPS e con la geolocalizzazione parametrica determino le coordinate da picchettare, posso importare all'interno dello strumento le coordinate e picchettare da permettere che l'interno GPS ho già creato il sistema di riferimento in Cassini Software. Sì, si può fare tutto questo, è spiegato nel manuale, forse lo facevo vedere ieri, che sul manuale di Geocat vedevamo qui alla voce tracciamento GPS. Che una volta, beh, una volta chiaramente risolta la rotolazione, no, di un rilievo sia GPS che misto, cioè quello che abbiamo visto ieri in pratica, poi qui sarebbe bello anche far capire che il programma trova le coordinate in Cassini Soldier, trova il disorientamento tra VGS 84 e ad esempio Cassini Soldier, ma adesso ci vorrebbe anche lì molto tempo, ma alla fine qui abbiamo riportato anche un esempio di come fare, adesso questo qui è un esempio manuale di come fare a inserire nel controller, questo è per un tocco, i punti e andare a picchettare. Proprio il GPS non è molto difficile perché basta dirgli al programma, cioè vado fuori, mi posiziono su un punto la volta prima e poi gli dico portami su quest'altro punto, ecco. Quindi si può fare così. Come dicevo ieri, adesso questa parte la stiamo facendo in collaborazione sia con Topco, sia con Trimble che con Leica, perché ci stanno dando a disposizione un formato di file che voi potete diciamo, trasferire sul computer direttamente dal controller, senza neanche più passare per il loro software, e noi andremo a scrivere sempre in quel file lì i punti da tracciare e quindi poi voi ricaricate il file sul controller e fate il picchiettamento.
per determinare la posizione della stazione con le coordinate orientate in mappa, dove la si deve azzerare, ma non ho capito questa domanda qua a cosa si riferisce. Per determinare la posizione della stazione con le coordinate orientate in mappa, da dove la si deve azzerare? Lei a cosa si riferisce? All'esempio di ieri, per caso? Magari vediamo se riesco a orientare la stazione a nord. Per orientare la stazione a nord è molto semplice, perché quando lei ha un rilievo fatto in qualsiasi modo, se per dire, se per dire lei ha dei punti fiduciari, per esempio io posso andare in configurazione calcoli e dirgli, cioè, adesso io ho messo riferimento locale, se gli dico di orientarsi secondo il sistema cartografico dei PF presenti nel rilievo, allora lui fa l'orientamento a nord, e quindi il disegno che fa lo orienta a nord e mi trova poi anche la correzione, no? Qui se faccio il calcolo, qui lui mi trova la correzione angolare tra il mio orientamento di campagna e il nord, se questo era quello che lei intendeva. Ok, se qualcuno è ancora interessato, potremmo vedere, sempre sul GeoRem, anche un caso interessante, visto che ho parlato della trilaterale, però adesso non vorrei annoiarvi, perché mi rendo conto che poi siamo andati oltre il tempo, quindi ditemi voi se volete, io posso andare avanti ancora un po', però ditemi anche se le cose vi interessano, altrimenti... Vabbè, allora qualcuno ha detto di sì. Dicevo che qui su GeoRem, tornando al discorso parametrica che è questa e trilaterale che abbiamo appena visto, io vi ho premesso che l'avevamo studiata per quelle mappe non parametrate. In realtà poi ci siamo resi conto che va usata in diversi casi anche con le mappe parametrate. E allora qui vi faccio vedere un esempio, guardate, molto interessante, perché questa era sempre una riconfinazione che aveva svolto qui il Giovanni Dalcinelli, e che lui doveva risolvere questa riconfinazione, adesso vedremo qui il confine, e lui vedete che era partito tranquillamente a fare la parametrica, aveva preso i crocicchi di tutti i quadrati che coprivano i punti che gli interessavano, e poi doveva trovare questo confine, doveva ricostruire questo confine qua, guardate. Questa linea qui, vedete, che se notate però ha una particolarità, che è un confine che parte addirittura, vedete, da uno spigolo di impianto e poi passa vicinissimo a un altro, a altri due spigoli di un fabbricato di impianto. Allora, qui ci si è resi conto di un fatto, che la parametrica in questo caso non va bene. Perché non va bene? Perché noi abbiamo detto ieri, la parametrica cosa fa? Per esempio, se consideriamo questo quadrato qui, la parametrica rettifica questo quadrato, adesso non ripeto l'algoritmo di ieri, no? Lo va a riportare a 200x200, per cui diciamo questo punto, questo spigolo fabbricato verrebbe di conseguenza corretto. Ieri abbiamo visto che con mappe buone come questa di Pistoia, questi scarti poi della parametrica possono essere nell'ordine di 40, 30, 40, 50 cm, che di per sé non sono scarti elevati, ma lo sono in questo caso, perché io non potrò mai sostenere che qui il confine parte 40 cm fuori dallo spigolo. Così come non posso sostenere che qui, se misuro la distanza e vedo che è, come in questo caso, 1,30 m, non posso dire che diventa 1,70 m. Ecco, qui ci si è resi conto che in questi casi, che difatti sono chiamati casi in cui va preservata la congruità locale della mappa, quello vuol dire? Vuol dire che lì c'è una situazione di mappa locale che va comunque preservata, perché chiunque quindi contesterebbe il fatto che questa distanza, se è 1,30 m, non la posso portare a 1,70 m.
E quindi qui vedete cosa è stato fatto. Questo stesso lavoro, andiamo a vederlo, è stato rifatto con la telaterale. Vedete che se io apro questo rilievo qui, questo è lo stesso identico lavoro, qui però vedete che non ho più diciamo, i crocicchi, ho semplicemente i punti di inquadramento, quindi ho punti questi vicini al confine, quelli distanti al confine, dovrei aver preso anche distanti al confine per via della rotazione, nel caso della parametrica, e naturalmente qui vedete il caso è esattamente lo stesso, tanto il programma permette di, una volta imputati i punti, calcolare sia una che l'altra, senza doverli imputare due volte. Qui vedete qui il confine è stato chiamato 1001 per distinguerlo dalla parametrica, che invece qui era chiamato 24, 25, eccetera. E quello che è interessante è che una volta esportate le due georeferenziazioni, qui sarebbe poi da parlare molto perché vedete, noi abbiamo visto che la laterale cosa fa? Crea i triangoli, aggancia direttamente la mappa alla realtà, al rilievo, però io qui non ho più il controllo, come invece avevo ieri, no? Di capire se uno di questi punti è inattendibile, perché qui lui aggancia triangolo per triangolo, gli scarti li azzera, quindi io qui potrei trovarmi che ho un punto sballato e lui mi crea il triangolo su quel punto sballato. Allora qui cosa si fa? Bisogna andare sulla baricentrica. La baricentrica è un'altra georeferenziazione ancora, ha tutti i punti di riferimento, è un po' come la catastale che ho visto ieri, ma io qui se faccio la baricentrica prima, vedete, faccio il calcolo, vedo ad esempio, anzi qui impostiamo pure una tolleranza di 2 metri, faccio il calcolo, vedete che qui vedo che il punto 5 è un punto che ha uno scarto altissimo, vedete, sopra 2 metri sia in direzione est che in direzione nord. Quindi vedete, quel punto lì ha dei problemi, perché? Perché può essere un punto, è questo punto qua, può essere un punto che diciamo, faceva parte di un ampliamento del fabbricato, per cui in pratica ho battuto un punto di fabbricato ampliato, oppure le cause possono essere altre, possono essere anche che il punto sia stato inserito male in mappa, fatto sta che io se questo punto qui vedo che è sballato, non posso creare dei triangoli che vanno su questo punto qua, perché se creo dei triangoli che vanno su quel punto lì sballo completamente il lavoro. Quindi vedete, io dalla parametrica ho gli scarti, posso, vedete, cancellare quel punto, quindi l'ho eliminato, vedete, adesso non c'è più, torno sulla laterale e da qui, vedete, vado a fare il calcolo, vedete qui il punto 5 non c'è più, vado a fare il calcolo della laterale, naturalmente qui ho sempre coordinate riferite al rilievo, posso avere il DXF, e qui il DXF ci mette tantissimo perché qui ha tanti triangoli e ha anche dei triangoletti che sono molto lunghi e molto stretti, per cui lui deve lavorare moltissimo per costruire la mappa, però insomma lo fa in automatico. Poi quello che è interessante è vedere la differenza che c'è tra la parametrica di questa riconfigurazione e la trilaterale, e lì è interessante capire di quanto sbaglierei se facessi la parametrica. Questo per dire che poi non ci sono delle regole precise su queste materie, bisogna sempre riuscire a discernere bene il caso e ad applicare la tecnica più corretta per quel caso. Io invece ho visto che ci sono degli esperti, chiamiamoli così, che hanno anche scritto dei libri e che dettano delle regole fisse con delle checklist, che si dice guarda, devi fare una riconfinazione, nessun problema, segui questi 4 semplici passaggi e hai bello per risolto. Ecco, io credo che chi dà questi messaggi qui diciamo va ad assassinare, se posso usare il termine, la categoria, ecco, perché non è così purtroppo. Queste sono materie che uno dovrebbe leggere, appunto, i libri di Tani, Costa, per capire quanto complesse e quanto siano poi diversificate caso per caso. Adesso qui sto, diciamo, perdendomi su discorsi che forse non sono più molto tecnici. Diciamo, questo è il risultato di questa trilaterale, che qui vedete perché ci ha messo tanto il programma, perché qui doveva elaborare tutti questi triangoli, vedete anche triangoli molto stretti, molto lunghi.
E questi sono i punti, ecco, poi voi vi ricorderete probabilmente da ieri che poi con questo comando esporto i punti, no? Li ho già esportati, trasportiamo questi della trilaterale, anzi questa è quella della parametrica, andiamo sull'altra, esportiamo quelli della trilaterale, e poi vedete qui su GeoCat è interessante mettere a confronto le due tecniche, qui io all'inizio ho questo bottone che è sempre quello della rototrasazione, mi permette di creare un file, lo chiamiamo demo, e qui in questa tabella posso andare vedete, a caricarmi la parametrica, qui mi importa la parametrica, vedete questa qui ha coordinate cassinusoide perché sono basate sui parametri, poi importo la trilaterale, appena fatto questo vedete lui cosa fa, mette tutti i punti in comune insieme, quindi lui qua ha sia le coordinate della trilaterale che sono quelle locali del rilievo e sia le coordinate cassinusoide della parametrica, poi qui sotto vedete mi ha messo il confine, i punti di confine della parametrica con le sole coordinate cassinusoide e poi se andiamo sotto ancora mi ha messo invece gli stessi punti dal 1001 che sono quelli della trilaterale, quindi questi qui hanno solamente le coordinate di io. Poi qui eseguo il calcolo, attenzione qui non dobbiamo applicare la variazione di scala perché noi stiamo raffrontando lo stesso rilievo in pratica elaborato con due tecniche di georeferenziazione diverse, quindi non c'è variazione di scala, effettuo il calcolo e a questo punto vedete che lui qua mi fa un disegno con la sovrapposizione di queste due tecniche, allora facciamo così, vedete, e qui se andiamo a guardare, no? Adesso qui i testi sono un po' grandi, ma li spostiamo, vedete, qui in pratica vedo i punti disegnati, cioè col testo in blu, quelli della parametrica, e con i testi in rosso, e con le crocette in rosso, quelli della trilaterale. Qui vedete che i punti 16 e 17, no? Che sono quei due spigoli di fabbricato famosi, questi qua, vedete, questi due punti naturalmente coincidono perché noi quelli sono gli stessi punti, il rilievo è lo stesso, mentre invece non coincidono i punti di confine perché sul 24 è stata applicata la parametrica, sul 1000 che è lo stesso punto di confine è stata applicata la trilaterale e qui vediamo che se andiamo a misurare la distanza tra questi due punti la differenza qui vedete è di 35 cm circa che dicevo di per sé non è una grande differenza ma lo è in questo caso qui perché qui ho distanze che sono minime addirittura ho un confine che esce da un punto di inquadramento quindi qui 35 punti non li posso non posso permettermeli e quindi in questo caso qui si è capito che va usata la trilaterale proprio perché diciamo preserva la situazione di mappa locale. A questo punto che qua vediamo se avete domande altrimenti diciamo che avendo sforato i tre quarti d'ora se volete io vi saluto ma prima vi ricordo naturalmente l'offerta che vi ho illustrato prima no, con i prezzi promozionali e vi ricordo anche il fatto che tutto quello che non siamo riusciti a vedere né oggi né ieri ripeto se andate sul nostro sito tecnobit.info qui dicevo andate sulla sezione topografia e catasto andate ad esempio su altimetria non so per dire c'è sempre poi questo link che guarda i filmati ripeto guardate già per poi questo momento è più collegato perché c'è anche il libro sulle negoziazioni ha un prezzo scontato mentre il libro questo di Aurelio Costa viene regalato, viene dato in omaggio per chi acquista i nostri voti di topografia per un importo minimo di 250 euro. Poi qui, ovviamente, se volete avere un'offerta personalizzata, eccetera, potete telefonare al nostro numero e poi lì il menu vi dirà
prendi uno per parlare con l'ufficio commerciale, oppure scrivere un'email a vendite@tecnobit.info. Forse è sbagliata questa email qua, perché è tecnobitmai.com. Scusate, qui ve la scrivo, guardate, perché mi sembra che sia quella vecchia questa, per cui vi scrivo qui su un documento la email esatta, che è vendite@tecnobitmai.com. Ecco, questa è l'email corretta se volete avere un'offerta. Se invece avete altre domande, dubbi, chiarimenti, che ovviamente adesso non possiamo più sviluppare, io vi do anche la mia email. Naturalmente vi ringrazio per l'attenzione, ecco, però se avete qualsiasi altro dubbio o domanda, questa è la mia email personale, io rispondo sempre molto volentieri su questi temi, per cui direi che qualsiasi altra cosa potete chiedermela via email. Se siete d'accordo, io vi saluto qui e vi ringrazio un'altra volta per l'attenzione. Ecco, buone feste, sì, vi auguro anch'io buone feste e soprattutto un buon inizio dell'anno nuovo, perché questo che sta per chiudere, sento dire, ma l'abbiamo sperimentato anche noi, che non è stato proprio un anno tra i più entusiasmanti, e speriamo che invece il 2013, se hanno ragione i nostri governanti, sia un po' più buono dal punto di vista, insomma, dell'economia generale. Grazie a tutti e alla prossima occasione.